Si è disputata in Sicilia il 24 e 25 settembre la penultima prova del CVM, la 62esima Coppa Nissena, che ha decretato, dopo il titolo assoluto e i titoli di gruppi GT ed N, già assegnati nella precedente tappa d'Erice, altri 4 campioni italiani di gruppo. La velocissima cronoscalata di Caltanissetta, nonostante l'assenza del neocampione italiano Simone Fagioli, ha vissuto un entusiasmante duello per la vittoria assoluta tra il lupetto della Sila Domenico Scola e il sardo volante Omar Magliona, entrambi sui rispettivi prototipi di classe 3000. Il giovane rampollo della dinastia Scola ha vinto entrambe le salite con distacchi nell'ordine dei 9 decimi di secondo sul diretto avversale, nonostante un meteo pazzerello e a un asfalto scivoloso che ha reso incerto il risultato sino all'ultimo. Con questa vittoria il driver calabrese si è aggiudicato il titolo italiano di gruppo E2 SS, balzando anche in testa alla classifica Under 25. Beh, senz'altro diciamo che il feeling con l'auto si è subito andato a creare, poi man mano sono andato a scoprirla e sono andato man mano a migliorare. E sono arrivato qua dopo una bella prestazione di Erice, molto soddisfatti, e con la consapevolezza di trovarmi dinanzi a un tracciato che non prediligo molto. In più quest'anno l'asfalto e il manto tra avvallamenti, sconnessi e roba varia era davvero dura. Poi col 3000 a certe velocità è stato faticoso, quindi è stato un weekend alla ricerca del setup giusto, diciamo, per cercare di arrangiarci alla meno peggio. Per questo ringrazio il team, la Pacco 74 Corse, i pneumatici Avon che in gara mi hanno dato un grandissimo supporto, la mia famiglia, la mia ragazza e non per ultimo mio nonno. Quindi abbiamo concluso un inizio di stagione diciamo disastroso, diciamo non nel migliore dei modi ma quasi. Ora finita la stagione o un salto a pedavena? No, credo che aspetterò la Luzzi San Bucina, la gara di casa e mi fermerò lì, insomma. Anche il portacolori della CST Sport Omar Magliona era visibilmente contento al termine della gara. Secondo posto assoluto, primo tra le biposto, ma più che altro una prestazione che ti vede finalmente contento del setup, e, diciamo, l'uscita da un tunnel un po' difficile. Sì, esatto, hai detto bene, un tunnel che per me stava diventando anche pesante. Io è per questo che mi sento in dovere di ringraziare la squadra, perché mi è stata vicino in un momento veramente di difficoltà, non ho peli sulla lingua ad ammetterlo, quindi ringrazio Simone perché ieri insieme abbiamo ragionato sul setup della macchina di oggi, finalmente ci dà ragione, mi riporta quel sorriso che mancava da un po' di tempo, mi ridà credibilità e fiducia su me stesso, perché io non ho mai messo in dubbio le qualità né della vettura, era solamente un cattivo adattamento al mio stile di guida. Adesso cercherò di mantenere questa concentrazione anche per l'ultima di campionato. Voglio concludere ancora più felice di oggi questa stagione e prepararmi al meglio per il prossimo anno. Questo è sicuramente uno stimolo ed è un motivo in più per ringraziare tutte le persone che mi hanno spronato, che mi hanno sostenuto e che mi hanno portato oggi a lottare. Il mio pensiero va anche a Domenico, ha fatto un garone. Sicuramente è il giovane del futuro e io gli auguro il più grande in bocca al lupo. Quindi chiudiamo il 2016 a pedavena e poi un 2017 con una sfida col tuo capitano e con Domenico, sempre aggressivo come al solito. Ma io il mio capitano lo metterei in secondo piano, perché il mio obiettivo non è andare contro di lui, andare contro gli altri. Noi siamo un team, siamo una squadra. Il nostro obiettivo è andare, ripeto, contro tutti gli altri e cercheremo di batterci per questo. Grazie. Al terzo posto si è classificato il siciliano Domenico Cubeda su Osella PA 2000 Evo Honda,
vincitore anche della Coppa di classe E2 SC 2000. Domenico Cubeda, terzo posto assoluto, primo tra i 2000, ci stai prendendo gusto? Oh, se questo è il gusto mi piace. Sì, terzo assoluto in questa gara veloce, ovviamente i 3000 sono favoriti, quindi il limite che si poteva fare era questo, terzo assoluto. Ho vinto la classe, mi aggiudico il titolo italiano, quindi questo era l'aspettato, diciamo, e così è andata, sono felicissimo. Ringrazio il mio team per il lavoro svolto nell'arco dell'anno, abbiamo fatto dei progressi enormi e sono felicissimo. Ai piedi del podio si è classificato a soli 1,27 secondi Michele Fattorini, al volante della Osella PA2000 Evo Honda. A quinto e sesto posto si sono piazzati due driver in lotta per il titolo di gruppo CN, Luca Ligato e Achille Lombardi. I due piloti alla guida delle loro biposto torinesi Osella PA21S Evo Honda sono stati autori di un duello d'altri tempi, con il potentino vincitore in gara 1 per appena 73 centesimi di secondo mentre in gara 2 il Regino ha recuperato il distacco vincendo la classifica aggregata per appena 56 centesimi. Questo risultato porta la lotta per il titolo direttamente a Pedavena, dove si potrà finalmente decretare il nuovo campione CN. Anche per il settimo e ottavo posto è stata una battaglia sino all'ultimo metro tra due vetture motorizzate Honda 2000, le monoposto di Diego De Gasperi e di Samuele Cassiba. Il siciliano al volante della Formula Tatus Master in gara 1 ha preceduto il trentino di 88 centesimi, ma in gara 2, nonostante Cassiba abbia migliorato notevolmente il suo crono, il pilota della Lola Dom è stato autore di una prova spettacolare, migliorandosi di quasi 6 secondi e facendo registrare il quinto tempo assoluto che gli ha permesso di sovravanzare il diretto avversario di appena 75 centesimi. Con questo risultato De Gasperi resta ancora in lotta per la Coppa di classe contro il leader Cassiba, ancora in testa con 2,4 punti di vantaggio. Diego De Gasperi, vincitore tra le monoposto di classe 2000, avevi commentato dopo Erice, siamo attaccati a un filo, il filo ha retto e ora si combatte per il titolo a Pedavena. Raccontaci questo weekend. Niente, giochiamo in casa di Samuele, per cui era sicuramente difficile da batterlo, insomma, a casa sua. In realtà il primo giro infatti si è visto che qualche secondo ce l'ho lasciato, un po' anche per l'inesperienza sul percorso, e poi il secondo giro invece abbiamo fatto alcune modifiche al cambio e sono scesi 6 secondi, che è veramente tanto. Dire il vero, dopo la curva della Nitro si chiama, no? Il primo pezzo avevo andato un po' in sottosterzo alcune volte, ho detto è andata qua, no? E invece avanti, convinto, sempre più convinto, è uscito un 10 che secondo me è stratosferico con le condizioni della strada e del tempo. Il record mi sembra era 9 di Castiglione, per cui tanta roba. Come hai detto, sono ancora attaccato a quel filo, è un bel filo che tiene. Ecco, una cosa che ci tengo tantissimo. Voglio dedicare la vittoria, io sono quello delle dediche, ma mi piace farlo, a Ciccio, figlio di Pasquale, perché da solo ha fatto cambio, gomme, mi ha trattato troppo bene e è stato veramente bravo. E poi voglio ringraziare questa favolosa Sicilia che mi sta dando veramente tante emozioni e se posso ci ritornerò volentieri, perché c'è un sacco di amici anche qua, un po' come in tutta Italia, però anche qua è bello, insomma, no? Mi sento a casa. Si è classificato al nono posto assoluto dopo aver ottenuto il quinto posto in gara 1 il giovane driver della Ionia Corse Luca Caruso. Il veloce driver siciliano alla guida della sua Radical Pro Sport 1006 si è aggiudicato anche la penultima tappa del trofeo Protobike G-Energy indetto da salitastiledivita.it e si è assicurato il secondo posto in classifica generale del trofeo riservato ai propulsori motociclistici.
Luca Caruso, come al solito quando c'è il trofeo Protobike e ci sei, sei il vincitore di questa gara. Grande tempo con la tua Radical 1006, hai quasi messo dietro i CN, l'hai fatto in gara 1, non ci sei riuscito in gara 2 per un piccolo problema. Raccontaci questo weekend e questa ennesima vittoria. Beh, allora intanto è stata una bellissima gara, da parte nostra abbiamo dato il massimo come abbiamo fatto in tutte le gare e siamo contenti del risultato soprattutto di gara 1. In gara 2 abbiamo avuto purtroppo un imprevisto, abbiamo trovato un doppiato davanti che aveva dei problemi, in un tratto veloce ci siamo tenuti davanti per qualche centinaio di metri. Però magari si poteva scendere qualcosina, però va bene uguale, fa parte delle gare, lui non ha assolutamente colpa e basta, va bene così. Per il resto è stata una bellissima stagione. Come dicevi tu, abbiamo vinto tutte le prove sia del trofeo che tutte le gare a cui abbiamo partecipato. E basta, siamo contenti, ringrazio Giovanni Patanella Scuderia, mio padre, che con tanti sacrifici mi segue. E Cristina, la mia ragazza, che è sempre lì collegata in diretta con grazie. Prossima stagione magari una partecipazione più assidua per puntare a qualcosa di più importante? Per ora pensiamo a finire questa, ancora non sappiamo esattamente i programmi dell'anno prossimo, poi dobbiamo vedere anche altri tipi di impegni. Comunque, vediamo, tutto si deciderà ovviamente quest'inverno. Vedremo sicuramente di fare qualcosa. A te, la premio della tappa. Chiude la top 10 Giuseppe Spoto su Radical SR4 1006, staccato di oltre 4 secondi dal corregionale. Analizziamo nel dettaglio i risultati dei singoli gruppi. In gruppo E2 SS, oltre alla vittoria di Domenico Scola che lo ha consacrato campione italiano di gruppo, il podio della combattuta classe 2000 con De Gasperi davanti a Cassiba e Mario Pappalardo, vanno segnalate le prestazioni di Orazio Maccarrone su Gloria CP7 in classe 1006 e di Ninni Rotolo su Formula Gloria CP8 in classe 1000. In gruppo E2 SC, in classe 3000 ha vinto a mani basse Omar Magliona, mentre in classe 2000 si è imposto Domenico Cubeda davanti a Michele Fattorini. La classe 1006 è stata dominata da Luca Caruso, davanti a Giuseppe Spoto e Rocco Aiuto. Con il locale Totò Michiché, autore di una gara tutta cuore e coraggio, sulla Radical SR4 di classe 1004, con annesso record. Ma guarda, troppa emozione, che non ho nemmeno le parole. Però contentissimo di aver abbassato il mio tempo di 3 secondi. Quest'anno è stata la mia seconda gara. Cioè, diciamo, non me l'aspettavo veramente. Il tempo ci ha graziati, ci speravo a fare un pezzo di 20 e l'abbiamo fatto adesso, però grazie a tutti, grazie agli amici in strada che tifavano come i pazzi, veramente grazie a mio padre, mia madre, mio fratello, gli sponsor OM Group e Blandino, bellissimo, grazie a voi pure. Con l'occhio lucido, oltre ai ringraziamenti, obiettivi futuri? Obiettivi futuri in questo inverno, speriamo in una sorpresa, perché ci siamo quasi, ora vediamo. In classe 1000 si è registrata un'ottima prestazione del pugliese Vincenzo Pezzolla, sesto di gruppo e undicesimo assoluto, nonché secondo nella speciale classifica del trofeo Protobike G-Energy. Il pilota della Osella PA21 Junior B, con questo risultato si è matematicamente aggiudicato il trofeo indetto da salitastiledivita.it per i prototipi e le formula con propulsore motociclistico. In gruppo CN, oltre allo spettacolare duello tra i due pretendenti al titolo, resta da segnalare il terzo posto di Antonio Locerto al volante della Ligier JS49.
La gara catanese ha decretato l'aritmetica vittoria del titolo italiano di gruppo E2 SH per il bolognese Manuel Dondi. L'alfiere CST Sport ha conquistato la vittoria ed il titolo con una gara corta, precedendo sul podio di gruppo il bresciano della AC Racing Enrico Bettera su Renault Mégane Trophy ed il siciliano Salvatore Naselli su Fiat 500S. Da registrare la vittoria in solitaria del driver di Malta Joe Anastasi al volante della Mini Cooper di classe 1006. Sì, è stata una stagione incredibile, sono contentissimo per il risultato, una cosa, non so cosa dire, perché all'inizio stagione pensavamo di poter essere competitivi, ma non al punto di poterci giocare il campionato, appunto perché la concorrenza era bella agguerrita, piloti con tante esperienze, con delle macchine di altissimo livello. Alla fine, diciamo, abbiamo visto che eravamo lì vicini, abbiamo iniziato a crederci un po' e passo dopo passo siamo riusciti a essere sempre un po' più competitivi, un po' per una questione psicologica, un po' anche per le varie migliorie che sono state fatte alla macchina. Finché siamo arrivati qua in Sicilia, dove il sogno, diciamo, si è avverato, e una grande emozione, questa gara bella. Beh, io dico sempre una gara difficile perché per me sono nuove, quindi le devi imparare, capire un po' quali sono i trucchi. Questa è, diciamo, venivamo da Erice, che forse è la più lenta del campionato, ci troviamo alla Nissena, che di quelle che ho fatto credo che sia la più veloce. Bella, io ho solo sentito parlare di questa gara, in realtà mi è piaciuta perché ha un misto veloce, tecnico, e prendere confidenza lì è stato un po' più difficile. Infatti rispetto alle altre gare ho notato anche più differenza tra gara 1 e gara 2, vuol dire che comunque c'è bisogno di prendere il feeling con un po' più di calma qua. Alla fine il risultato è arrivato, sono contentissimo, lo dedico a tutte le persone che mi hanno aiutato, che hanno creduto in me, e arrivederci l'anno prossimo. Ma prima dell'anno prossimo c'è il Master FIA? Sì, prima dell'anno prossimo abbiamo il Master FIA in Repubblica Ceca, anche questa è stata un'altra, la ciliegina sulla torta, diciamo, una sorpresa, però avevo i requisiti per andarci, ho pensato di partecipare perché è una di quelle occasioni che magari ti capita una volta nella vita, quindi andremo a vedere. Partiamo già solo dal fatto che sarà una manifestazione dove sarà un'emozione incredibile esserci, quindi già mettiamo un attimo in disparte il discorso risultato, e poi comunque anche lì quando ci saremo cercheremo di fare del nostro meglio. Lì la concorrenza sarà ancora più agguerrita perché oltre agli italiani avremo tutte le altre varie nazioni europee, però sì, con vetture molto pepate, diciamo, però ci proviamo, dai. Ancora auguri, complimenti e un saluto da tutti gli appassionati, che se forse sei stato quello più tifato quest'anno nelle dirette. Sì, grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo per me. In gruppo E1 si è imposto il pilota dell'Alfa 156 TS Ferdinando Cimarelli, che ha preceduto l'alfiere della Fasano Corse Rino Tinella, vincitore della classe 1006, e Andrea Bonforte, primo tra le oltre 3.000. Ha completato il podio della classe 1006 Franco Zioffester Baresi su Honda Civic. Mentre tale turbo si è imposto Giuseppe Grasso su Fiat Uno Turbo. In classe 1004 a vincere è stato Luca Fichera su Peugeot 205 davanti a Nunzio Ponticello su Peugeot 106 ed Alessandro Guerrieri su Peugeot 205. Da registrare in E1A la vittoria di Luca Bellia su Peugeot 205 davanti a Carmelo Cascino e Antonio Lonigro, quest'ultimo vincitore della classe 2000. E in E1N la vittoria di Gaspare Rizzo su Ford Escort Cosworth, che ha preceduto Salvatore Cocimano
primo di classe 1004 e Vito Mauro, entrambi su Peugeot 205. Tra le Dream Car di gruppo GT, l'unica vettura in gara, la Lamborghini Gallardo di Ignazio Cannavò, dopo l'ottima prima mancia ha dovuto issare bandiera bianca per un problema tecnico. In gruppo A, il duello, che vale una stagione tra Gabriella Pedroni e Salvo D'Amico, si è concluso solo all'ultima manche di gara, quando la Turbo Lady si è aggiudicata la vittoria ed il titolo italiano, oltre alla Coppa Dame già matematicamente sua. In gara 1, la driver della Mitsubishi Lancer ha preceduto il rallista siciliano Roberto Lombardo di appena 3 centesimi, con Salvo D'Amico terzo a 39 centesimi. In gara 2, fermo il rallista della Renault Clio, la lotta per la vittoria si è ristretta ai due pretendenti al titolo. D'Amico ha spinto al massimo la sua Renault Clio RS, migliorando il suo precedente crono di oltre 3 secondi, ma la trentina ha fatto registrare un grande tempo, precedendo il siciliano di 1,57 secondi al traguardo, conquistando la vittoria e il titolo italiano con una gara di anticipo. Ha chiuso il podio il veloce Paolo Parlato su Honda Civic Type R. Da registrare in classe 1006 la vittoria di Iron su Citroën Saxo VTS, mentre in classe 1004 Francesco Rizza ha preceduto Fabrizio Gioè di soli 2 centesimi. Gabriella Pedroni, neocampionessa italiano gruppo A, raccontate questa vittoria di gara e soprattutto vittoria di stagione. Iniziamo dalle signore. Beh, io sono felicissima, ringrazio Rudy perché mi ha fatto una macchina super, l'ho sempre detto, e anche fino all'ultimo lo ha dimostrato di essere. Quindi per me l'abbiamo vinto insieme questo campionato, tutti quanti, anche con voi, con tutte le persone che sono venute a salutarmi in tutte le gare. Quindi è una vittoria di tutti la mia. Per me è veramente una cosa splendida, speciale, e lo ricorderò sempre quest'anno. Per me era missione compiuta, no? L'idea forse era mia ancora 2 anni fa, di dire a Gabri è il momento per provare, per fare. E la missione è venuta, anche abbastanza difficilmente, perché abbiamo avuto alti e bassi ed è finita molto vicina. Io il mio campionato l'ho portato via così a fianco, andava benissimo. E comunque Gabri adesso non ha solo l'italiano, ma anche un challenge FIA da difendere, che domenica in Germania penso che, se tutto fila liscio, si porta a casa anche quello. Quindi anche per me aver dato tutta l'esperienza che ho fatto in 20 anni con queste macchine, darla avanti come già fatto con altri piloti, è molto gratificante. Quindi domenica Mikhausen si tenta la doppietta. Si tenta la doppietta, sarebbe il secondo titolo lì, che il primo l'ho vinto sempre grazie a Rudy, e quindi però campione italiano e campione del Challenge FIA sarebbe una cosa grande quest'anno, quindi speriamo. Un'ultima domanda, hai scoperto quanti titoli italiani hai? Penso 13, grazie. È che è una brutta cifra per fermarsi, ho quasi un brutto presentimento, non so come fare. Allora, prossimo anno sfida in gruppo A, doppietta. No, cambiamo. Esatto. Stavo quasi per dimenticare, diciamolo, perché è vero. Comunque io devo cominciare a ringraziare la mia famiglia, che in tutti gli anni mi ha sempre fatto andare a correre. Mia moglie, che anche se io poi mi lamento e è quel che è, comunque grazie mille Sonia per avermi lasciato andare con Gabri a fare questo campionato, anche se qualche volta ci siamo scornati su questo, ma mai molto grave. Grazie famiglia, grazie a Sonia. Tutti. In gruppo N si è aggiudicata una facile vittoria all'Alto Atesino Rudy Bicciato, sempre al volante della FIDA Mitsu, mentre in classifica al secondo posto, dominando la classe 1006, si è piazzato il potentino Rocco Enrichetti,
che con questa ennesima prestazione si è aggiudicato la Coppa di classe. Ha chiuso il podio salvo Monzone su Citroën Saxo VTS. Da registrare la vittoria in N1004 di Domenico Budano su Peugeot 106, ottimo quarto assoluto di gruppo. Tra le Racing Start Plus va segnalato l'ennesimo successo di Giuliano Pirocco su Honda Civic Type R di classe RS Plus 2000 della DP Racing davanti a Serafino Ladelfa, primo tra le 1600 Turbo con la Mini Cooper, e Andrea Palazzo su vettura gemella. Tra le 1004 Turbo si è aggiudicato la vittoria Massimiliano Cimbali su Fiat 500 Abarth. Guarda, ieri nelle prove abbiamo avuto parecchi problemi con la Honda, perché motoristicamente sì, è strada per la Honda, la Coppa Nissena, però ad assetto abbiamo dovuto lavorare tutto ieri pomeriggio e abbiamo lavorato bene e oggi abbiamo avuto i risultati. Tra le vetture di stretta derivazione di serie, le Racing Start ha ottenuto l'ennesima doppietta il portacolori della Fasano Corse Giacomo Liuzzi, che ha preceduto di 2 secondi il pilota della scuderia Vesuvio Ivan Pezzolla, entrambi su Mini Cooper John Cooper Works. I due driver si giocheranno il titolo italiano nell'ultima tappa a Pedavena, con Liuzzi in vantaggio di 5,5 punti su Pezzolla. Che raccontare, questa strada veramente mi piace tantissimo, ho dato il massimo di me anche se le condizioni della strada sono peggiorate, ho cercato di dare il massimo di me, il massimo della vettura, una vettura performance, non ha rivalità, si è dimostrata in gara, anche se ero un po' titubante nella seconda manche perché col tempo che ci avvicinava la pioggia ce l'ho fatta a mettermi in tranquillità. Ringrazio veramente ufficialmente tutti quelli che mi sono stati vicino, la mia famiglia, i miei meccanici, Francesco e Maurizio, che mi danno sempre una macchina veramente forte. E che dire, continuiamo con questa strada, una bellissima strada, e andiamo avanti, ci vediamo alla prossima. Quindi ora Pedavena per l'ultima gara e l'assegnazione del titolo. Sì, io farò l'ultima gara, ti dico la verità e lo dico oggi ufficialmente, a me il titolo interessa ma non così tanto da fare carte false, mi piace questo sport, correrò sempre fin tanto che Dio mi darà la forza, che me l'ha ridata perché ho subito un incidente l'anno scorso, ne sono uscito a testa alta, ma grazie veramente alla mia famiglia che mi sta molto vicino, sono sacrifici però non abbasserò mai lo sguardo a nessuno perché io corro veramente col cuore. Grazie. Complimenti. Tra le aspirate, il poliziotto volante Giovanni Loffredo ha ottenuto una netta vittoria su Antonio Scappa, che però ha corso sulla difensiva in quanto con i 2 secondi posti nisseni si è matematicamente aggiudicato il terzo campionato consecutivo di gruppo Racing Start aspirate. Antonio Scappa, terzo titolo italiano, raccontaci questo weekend e anche qualcosina in più di questa stagione. Allora, stagione veramente difficile, avversari fortissimi, macchine forti. Il campionato era iniziato già un po' storto, diciamo che ecco, la sostituzione del motore all'inizio dell'anno ci ha fatto partire un po' in discesa. A metà stagione è iniziata una risalita e delle lotte veramente difficili contro macchine, ahimè, più potenti e difficili da agguantare. Ce l'abbiamo fatta un paio di volte, ci siamo difesi, abbiamo lavorato con la testa. Dopo le 2 vittorie di ieri, cioè lì ho capito che avrei vinto perché mi servivano obbligatoriamente 2 vittorie lì, era il tracciato più favorevole alla mia macchina. Poi qua dovevo solo sperare che la macchina mi portava fino all'arrivo. È stata ogni rumore mentre venivo su, mettevo le marce
cambiavo in anticipo ma di 1500 giri proprio per evitare qualsiasi problema. E niente, alla fine è arrivato, sono contentissimo, il più difficile, il più sofferto, più mi sento, ringrazio Gianni Loffredo che ha permesso questa lotta, perché senza di lui Angelini, ho visto che si è ritirato poco prima di venire in Sicilia, quindi grazie a De Chantis, grazie alla mia famiglia, grazie a tutta la DP Racing, che sono stati veramente tutti eccezionali, grazie a tutti. Tra le 1006, Angelo Lo Conte si è aggiudicato la vittoria salutando la sua fida Peugeot 106, siglando il nuovo record del tracciato, precedendo Marco Magdalone e Antonio Secondo. Angelo Lo Conte, vincitore dell'RS 1006 qui a Caltanissetta, raccontaci questo weekend di gara. Ma era importante questa gara perché io ho sempre un ricordo molto negativo. Due anni fa un capottamento abbastanza devastante per quanto riguarda anche dal punto di vista sportivo, e quindi io ci tengo a tornare, anche l'anno scorso ci sono tornato a fare questa gara perché rappresenta anche un riscatto. E poi vincerla è ancora più bello, quindi un weekend perfetto, la pioggia ci ha risparmiato almeno fino adesso, quindi fino a quando siamo saliti noi, e siamo soddisfatti anche del tempo che per questo circuito rappresenta il record. In un anno pieno di record di Ciccio, me ne posso prendere uno anch'io, anche per ricordare che l'anno scorso il campionato l'ho vinto. Quindi ora saluti la tua fida 106, Pedavena... Non ci sei, per fare rima, qualcosa per il 2017 già in mente? Sì, vorrei cambiare categoria, passare alla 2000, ovviamente sempre nell'ambito delle Racing Start, per provare questa nuova esperienza. Sarà un campionato di approccio ovviamente, quindi non penso di puntare al vertice, però siccome l'appetito viene mangiando, può darsi che già dall'inizio possa dare qualche bella soddisfazione a me stesso in primo luogo, e anche poi al gruppetto di persone che mi segue. Mentre tra le 1004 i tre driver fasanesi in lotta per il titolo di classe hanno dato spettacolo. In gara 1 Doriano Sarcinella ha preceduto Teo Furleo e Andrea Pinto, mentre in gara 2 Furleo ha preceduto Sarcinella e Pinto, chiudendo in ordine la classifica aggregata. Furleo subito dopo l'arrivo ha sporto reclamo nei confronti di Pinto, che al controllo dei commissari è risultato irregolare, quindi escluso dalla classifica della gara. Dunque, con la classifica ristretta in pochi punti, tutto è rimandato a Pedavena. Il weekend è iniziato benissimo, in prova mi sono divertito tantissimo, ho fatto un bel tempo, solamente che oggi la pioggia ci ha un attimino spiazzato. In prima manche ho preso una chicane, sfortunatamente ho fatto il secondo tempo, ma in seconda manche tutto giù, record, grande vittoria, la dedico a tutti i miei fan. E ora pronto per Pedavena per giocarti fino all'ultimo il campionato? Prontissimo, sempre pronto. Saluto tutti gli amici di Fasano, gli amici di Salita e Stile di Vita. In bocca al lupo a voi che siete il top, ragazzi. Tra le piccole e le bicilindriche, nuovo successo per il lametino Angelo Mercuri su Fiat 500, che ha preceduto il siciliano Daniele Portale su Fiat 126 e il catanzarese Antonio Ferragina su Fiat 500. Da premettere, le gare siciliane tutte bellissime, pubblico bellissimo, e sono contentissimo perché dopo due edizioni che ho fatto in questa gara, mai finite, sempre per problemi tecnici, sono riuscito a finire la gara nel migliore dei modi e con un bel tempo, non al record ma un bel tempo, sapendo che si poteva fare ancora meglio. Non ho voluto forzare di più perché avevo 3 secondi di vantaggio sul secondo e quindi sinceramente volevo abbassarlo il tempo. Però
mi basta questa vittoria per oggi è stato il massimo, non posso chiedere di più. Quindi ora appuntamento a Sarno per chiudere, per giocarti il campionato fino alla fine? Sì, penso di sì, volevo farla non per lottare in campionato, però adesso sono costretto, magari se voglio vincere il campionato, ad essere presente a Sarno. Vediamo, ci abbiamo messo di tempo per sistemarci, penso che ci saremo, vediamo. Vittoria in solitaria per Alfio Messina in gruppo 2 600, anche lui al volante della piccola Fiat 500.